tavole, reperti, erbari, preparati, modelli costituiscono l'ingente patrimonio delle collezioni storico-scientifiche che da sempre hanno avuto un insostituibile ruolo nella didattica delle scienze. Divulgazione e formazione si sono avvalse di questi beni per spiegare e insegnare, assieme a manuali e testi, i grandi temi della scienza. Molte professioni nell'ambito della ricerca e dell'assistenza hanno fatto ricorso nel curriculum di studi ai sussidi presenti nei laboratori e nei gabinetti scientifici di Ateneo, dove abili professionisti li avevano preparati secondo le esigenze didattiche del docente, per poi conservarli al meglio affinché si tramandassero a generazioni di studenti. I cosiddetti tecnici di istituto sono perciò figure in secondo piano, ma non di secondo piano, e a loro va attribuito l'esclusivo merito della creazione e manutenzione delle collezioni universitarie, oggi presenti nei musei di Ateneo. Il lavoro del tassidermista, del preparatore anatomico, del disegnatore scientifico, del tecnico dell'erbario o del giardiniere dell'orto botanico, così come di altri, ha cercato di tradurre le esigenze di scienziati e docenti con la creazione di manufatti artificiali, ideati di volta in volta, come esempio per la didattica e per la ricerca, oppure attraverso la manipolazione e la conservazione di reperti naturali. Ogni tecnico, con il sapere proprio della disciplina di appartenenza, conosceva le metodologie apprese dai vecchi maestri o messe a punto da lui stesso, necessarie a conservare un preparato o un reperto anatomico, a disegnare o a costruire un modello, traducendo in un certo senso in visioni concrete lo stato dell'arte della disciplina di riferimento e rendendo possibile a chi è venuto dopo di vedere meglio il percorso che un determinato pensiero scientifico ha compiuto per arrivare a noi, generando spesso uno stupore e un'ammirazione per l'intelligenza tecnica, la capacità di arrangiarsi con i materiali a disposizione, l'astuzia nel trovare soluzioni finissime, tipiche dell'artigianato più evoluto. Questo lavoro, spesso derivato da un accumulo sistematico di saperi empirici, tramandatisi generalmente in modo poco strutturato, ha portato nel tempo alla costituzione delle collezioni universitarie e quindi ai musei di Ateneo. L'enorme bagaglio di conoscenze, solo apparentemente accessorie, non è stato mai registrato, scritto, pubblicato, rischiando così la perdita totale, che è resa ancora più probabile dalla mancanza di attività di formazione in tal senso e dallo scarso riconoscimento professionale nell'ambito dell'attuale panorama universitario. Oggi che le collezioni scientifiche sono aperte ad un vasto pubblico, non solo di studenti, ma di visitatori interessati, si corre il rischio di trovarsi di fronte ad una serie di oggetti magari esteticamente intriganti, ma muti per quanto riguarda la loro provenienza, la finalità didattica, l'utilizzo da parte di scienziati e ricercatori. Le loro storie sono affidate per noi al racconto dei tecnici, che hanno acconsentito a svelarci alcuni dei loro segreti e a farci entrare nei laboratori e nei gabinetti scientifici in cui lavorano o hanno lavorato.